Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti e ritrovati in Gold Rush. Dopo tanto tempo, rieccoci qua. Vi chiedo gentilmente di lasciare un like e condividete a più persone che potete per far capire che la serie è tornata. Cioè, non è che era in stallo, è perché, ora vi spiego. Devo ancora farmare un sacco di soldi, quindi anche in questo episodio farmerò. Ho fatto un live su Twitch, solo che il farming è abbastanza lungo ed è per quello che non ho voluto portarvelo. Si stava, diciamo, ammosciando un po' la serie. Però poi ho ritrovato la forza perché molti di voi mi hanno scritto in privato: Luke, anche se non fai nulla per la serie, basta che la porti perché io la voglio il pomeriggio, eccetera, eccetera. Allora io ho trovato la forza, ho detto: ma sì, ma sai che c'è, mo lo registriamo, dai, a questi bambocci e li portiamo un po' di Gold Rush ed eccoci qua. Però, avendo perso un sacco di giorni, un sacco di persone che magari non arrivano ai feed, chiedo, vengo in vostro aiuto, cioè voi venite in mio aiuto. Vabbè, avete capito, no? Dovete condividere, ragazzi, spammare il video a più non posso. Aiutatemi a far riprendere la serie come era prima, ok? Prima di questo video, ragazzi, ho caricato Minecraft, qualora ve lo foste perso, la nuova serie. Andate a guardare anche quella, ditemi cosa ne pensate anche di quella serie. E poi porterò ancora COD, questo è un video un po' dove vi parlo, e porterò, ragazzi, niente proprio di meno che Need for Speed, l'ultimo. Perché non va? Oi. Non capisco perché. Perché? Qua va. E qui no. Ho capito forse perché. Forse perché è accesa. No. Non so che è successo, ragazzi. Io ho buggato la tanica. Ho buggato il coso qua. Scusatemi, se io lo raccolgo. Allora, facciamo così. Stacchiamo la spina. Ok, lo prendo, lo rimetto. Dovrebbe andarci la benzina. Oh, infatti, si era leggermente buggato. Ok, glielo ricolleghiamo. E abbiamo benzina da tutte le parti. Quello che vorrei fare oggi, ragazzi, è andare a vendere un po' di roba. Perché, come potete notare, ho un po'... Ho un 7.000 da vendere. Però 7.000 sarebbero tolli in circa 7.000 dollari. Quindi non concludo un bel nulla. Andiamo a vedere gli operai perché non mi stanno più lavorando. Questo perché... Perché avranno terminato il contratto. Prendiamoli, assumiamone dei nuovi. C'è questa musica di sottofondo che deve essere un nuovo aggiornamento. Poi non so se hanno aggiornato anche il gioco. Qualcosa di nuovo. Ecco qua. Ah, non hanno l'incarico. In attesa. 39, 34, 36, 54 lo assumo. E vado a licenziare il... Ah no, niente, lo licenzio. Li avevo già belli pronti. Allora andiamo a fare qua e qua. Assegna. Qua e qua. Assegna. Oh, almeno mi aiutano a fare un po' di soldi. Uè. Ok, vediamo un po' se calano i soldi ed aumenta l'oro. Non calano i soldi e non aumenta l'oro. Che è successo? Assegna e assegna. Come li assegna? Ragazzi, li licenzio entrambi. Li licenzio entrambi. Poi in attesa mi dice zero. In realtà ci sono. Ne ho assunti due a caso. Ok, questo me l'ha segnato. E questo me l'ha segnato. Sì, ma amico, non mi stanno lavorando. Non mi funziona. Ma che è successo? Non mi dite che si è buggato il mondo perché io mi buggo tutto. Guarda, spacco qualcosa, eh. Ragazzi, ditemi che è successo, ragazzi. Andiamo a fare un po' di soldi, va. Ehi, qua abbiamo un bel 22%, eh. Ho fatto la strada per nulla. Per nulla. Mi sono bloccato perché non accendo i macchinaggi. Ah, allora! Tira la leva. Si è acceso? Sì. Si è accesa? Yes. Si è acceso? Yes. E accendiamo anche qua. Yes. Ok. Ok, mi ricordo i tasti, ragazzi. Più o meno, più o meno. Allora, proviamo a scavarci sotto senza cadere. Com'è che si abbassava così, se non ricordo male? Yes. E poi raccolgo così. Ok. Però la musica di sottofondo non sia troppo alta, perché non esisteva questa musica. È nuova, ragazzi. Infatti a me piace più l'originale di questa qua. Non capisco se è un aggiornamento. È un po' che non entravo nel gioco. Porca miseria però, eh. Ora qua potrei... Potrei scavare qua. Sì. Potrei, dovrei più che altro. Ecco qua. Una bella palata piena piena. Riempiamo qualche secchio. Ragazzi, mi servono un botto di soldi. Magari faccio qualche live su Twitch. Vediamo. O su YouTube. Magari lo proviamo per questi giorni. Che ne pensate? Per stasera o per domani? Vi faccio sapere tramite social. Una cosa importantissima, ragazzi. Dovete entrare assolutamente nel mio gruppo Telegram. Quello nuovo che ho creato pubblico. Dove voi stessi potete scrivere. Non è il gruppo Telegram dove io scrivo e voi no. Si chiama... Luke4316 TG. Come telegiornale, TG. Sia da browser, quindi da computer, che da cellulare. Potete entrare tranquillamente
e scrivere. E quando entrate scrivete: arrivo dal video di Gold Rush, così la gente vi riconosce. Siamo oltre 700, aperto da pochissimo, quindi siamo tantissimi. C'è il buongiorno, c'è la buonanotte, c'è la lite tra qualcuno, c'è la novità, c'è la perdita di tempo nel commentare, c'è tutto ragazzi, la compagnia, c'è tutto. Tutto. Vi aspetto nel gruppo, è molto importante per me, almeno quando devo dirvi ragazzi sono in live, lo scrivo su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Telegram e anche sul gruppo questo qua. Ah, una cosa importante, magari un consiglio: disattivate le notifiche, perché essendo oltre 700 arrivano 700 commenti al secondo. No, scherzo, non è fastidioso, comunque è abbastanza pieno, è inutile che sta dicendo. Ah sì, perché pure è lento sto coso. Mamma mia, quanti soldi mi servono! Però stan calando i soldi. 11.028, 575. Attenzione, stan calando i soldi, ma credo sia l'usura dei macchinaggi. Non è derivante. Vedi, 27. 576. Sale l'oro. Allora, devono aver fatto qualche aggiornamento strano e gli operai lavorano meglio. Ah ah. Deve essere tipo un aggiornamento strano. Ditemelo nei commenti, ragazzi, che le è successo, sinceramente. Ho scoperto una cosa che non mi piace. Non so se è un mio bug o davvero mi si è buggato il pacchetto, cioè mi si è buggato il gioco. Perché, guardate, non c'è più il rumore di quando sgancio. No, era bellissimo il rumore. Perché? Allora, o hanno aggiornato l'audio, o non, anche perché questa musica io prima non l'avevo di sottofondo e non mi piace nemmeno. No, davvero, che è successo? No, no, non mi rovinate il mio gioco preferito, né, per favore. Però cerca di farlo rumore, per me mi si è buggato, ragazzi. Per me mi si è buggato. No, però gli operai stanno andando, quindi non è un bug chissà che. È un bug audio. Vedi, il rumore di quando carica ce l'ha, ma il rumore di quando scarica non c'è più. Tanto, aspettate, 98%. Ma anche il rumore del trattore, cioè qua è lento. È molto basso l'audio. Cioè, l'audio dei passi è alto. L'audio dei secchi è alto, vedete? Per cui c'è. Il macchinaggio, c'è rumore. Oh, sentite? È acceso, eh? Magari hanno abbassato il volume loro? Perché qualcuno si è lamentato, non lo so, eh? Può essere. Qua rumore non ce n'è, bruttissimo. Non capisco. Le sono cadute nella buca, mamma mia, non riesco più a uscire. Guarda quanto è profonda. Oh, non fa più uscire, raga. Cioè, mi sono bloccato veramente. Mi porti su, gru! E fai uscire, se soffro di claustrofobia! No, vabbè, mi sono bloccato. Guarda sto bug, di qua non puoi saltare, guarda questo bug. Cioè, aggiungono musiche schifose, sistemano l'audio, non sistemano i bug principali. Cioè, ma assurda sta cosa, eh. Dai, ripristiniamoci, meno questo funziona. Ok, olè! La benzina sta calando e io sono qua. Andiamo a lavorare. No, vabbè, sono ricaduto, sono scemo forte io, eh. Sono ricaduto, raga. Sono ricaduto giù, dai! Ma dai, ma qua è basso, ma fammi andare. Dai che riesco a salire, dai che riesco a salire. Dai che... Madonna mia. Dai che riesco a salire. Dai che riesco a salire. Dai, dai che ce la fai, cangurello. Dai, bella capra. Dai, dai, su, su, fiappotta. Sono quasi arrivato. Vediamo se lì in fondo posso salire, dai. Facevo prima ripristinare, visto che ho perso già mezz'ora qua. Dai, da qua ce l'ho fatta. Ok. Sviluppatori, ascoltatemi. Cioè, sistemate sta cosa. Per favore. Io qua quando scendo dal trattore cado giù direttamente. Oh mio Dio. Sì, no, raga, ma c'è stato qualche aggiornamento. Vi faccio vedere cosa ho scoperto. Che ora una bennata piena non è più 65% come prima di carico qui, ma arriva anche al 100%, 95%. Ora aspettiamo che arrivi allo 0%. E vi faccio vedere questa bennata com'è bella piena. Guardate. Guardate. 93%. Prima era sempre 65-75 massimo. Hanno aggiustato questa cosa. La mia domanda è: se dovessi comprare la moto braccio qua, quella più grande, cioè faccio due scariche, che faccio? Perché poi il macchinaggio qui è comunque sempre piccolo. Ah no, perché con quella poi andrei a riempire l'altro impianto, quello che appunto sto costruendo lì che vedete, che mi servono i soldi per comprare altri macchinaggi che vanno a concludere. 100%, guardate, lo perdo addirittura, cioè addirittura lo perdo. E allora sì, è stato aggiornato il gioco. Assurdo. Addirittura lo perdo. Devo farlo scendere piano piano allora. Proviamo. Quindi aprirlo piano piano vuol dire comporta farlo scendere piano. Vediamo un po'. Sì, guardate. Facciamo così. Quindi si perde ancora più tempo. E ora posso. Vedete?
90%, già ne ho messo 16 più 7, quindi lo superavo il 100. No, vabbè, assurdo. È un pochino più complicato, un po' più reale, diciamo. Dai, bello, 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 carino, carino. Questo aggiornamento, se è un aggiornamento, mi piace. Devo ammetterlo. Quindi mi comporta a scaricare piano piano, vedete? Oh, un qualcosa di realistico, finalmente. E anche questa giornata di lavoro è conclusa. Andiamo a dormire, ho riempito più o meno 5 secchi. Per cui la metà, 5 su 10. Mi sta finendo anche la benzina. Porca miseria. Andiamo a... Non mi blocco nei muri invisibili, porca paletta. Anche qua sta finendo la benzina. Allora, questo l'abbiamo spento. Yes. Quindi ci prendiamo la pompa. La leghiamo un attimo e andiamo a mettere solito posto. Perché sapete il giro ormai dei tubi che facciamo. La mettiamo qua. Possiamo accendere. Ah, era già acceso, ok. Quindi accendiamo qua. No, perché mi serve... Qui è finita la benzina. È finita la benzina. E vabbè, però mi si bugga sempre così. Scusatemi, eh. Dai. E dai. Ok. L'ha riempito. 100%. Grazie. Quindi era rimasto acceso, presumo. Vabbè. Allora, abbiamo riempito la bellezza di 5 secchi. E possiamo tranquillamente andarli a lavare. Forza. Partiamo col lavaggio. Dunque, questo arriva al 100%. 90%, perdonatemi. Yes, 90%. Lo buttiamo qua e abbiamo un bel po' di oro. 7.700 eravamo, eh? Quindi possiamo vedere poi quanto abbiamo fatto. Eravamo a 7.700. Non sta andando perché non l'ho acceso. Ok. Porca miseria. Oh, allora? Questo. Oh, ora sì che sta salendo l'oro. Vediamo un po'. Un altro 90%. Mi stavo impappinando con i numeri. Un altro 90%, non mi ricordo, i secchi li ho fatti tutti al 100%. Wes, finito, finito, ottimo. C'è qualche rimasuglio? No, non ci sono rimasugli, possiamo tranquillamente continuare. Allora, lo mettiamo qua. Devo farvi ancora l'unboxing di quello che ho comprato, porca miseria, è vero, avete ragione. Allora, vediamo un po'. Finora abbiamo fatto all'incirca 2000, cioè 2 once, all'incirca, eh. Con 2 secchi, 2 once, cos'è, un'oncia secchio? Molto poco, eh. Molto, molto poco. Con questo dovremmo arrivare a 10. Che hanno modificato le unità, ma veramente? Porca, porca. Siamo a 10, quasi a 11. Quindi sì. Più o meno è un'oncia a secchio. 10 secchi su 10 once. Cioè, quanto devo scaveggiare io? Un sacco. Vabbè, più, un poco più di un'oncia. Poco più di un'oncia. Siamo 11-9. Poi magari dipende anche da secchio a secchio, da pepita a pepita, da fortuna a fortuna. Quindi sì, ok. Abbiamo un altro 50% di ferrite lì, come si chiama. Andare a scaricare dall'altra parte la magnetite. Ragazzi, ho fatto una cazzata. Ho perso tutto. Ho perso l'oro. Non ho messo il secchio sotto. Sono un pirla, non ho messo il secchio sotto. Porca miseria. Porca miseria. Ma basta spegnere qua. Ci prendiamo questo secchio e lo andiamo a svuotare là. Eravamo al 22% se non erro. Quindi arriveremo al 23, 24, 27. 27, ok. Quando al 100 andiamo a vendere, ragazzi. Lì sono un bel po' di soldini, eh. Con la magnetite. Magnetite, magnetite. Quello che posso fare è andare a spendere i macchinaggi qua e darvi l'appuntamento al prossimo episodio. Spero di farvi trovare già con tante once, in modo da poter comprare qualcosa in più. Già 14 once, ragazzi miei, sono all'incirca 14.000, che vanno a sommarsi con 10.000, andiamo a 34.000. Possiamo già acquistare un macchinario nuovo senza perdere tempo. Andiamo. No, ragazzi, c'è qualcosa che mi si è buggato. Cioè, non si sente neanche più l'audio del motore. Ma serio? Neanche da dentro. Neanche da dentro. E se notate, mi si è riparata l'auto. Mi si è riparata l'auto. Non capisco. Intanto salviamo. Guardate le impostazioni. In generale 75. Machine e quell'altro 50-50, la musica al 9. Invece la musica la sento altissima. Boh, non capisco. Ricordatemi che non appena arrivati in città devo acquistare almeno un secchio, perché ormai è la serie dei secchi. Occhio a questi incidenti forti. O magari hanno risolto il bug di quando vai a sbattere si bugga tutto, eh. Che ne sappiamo noi. Anche perché ancora... Ah, ok, eccolo qua. Stavo dicendo, non ho ancora visto un loading. Boom, eccolo qua, loading. Però magari li hanno velocizzati. Invece no, perché non vedo il mondo davanti. Mi si è buggato il mondo davanti, è bloccato, boh, fatto. Buggato, ok, va?
Fantastico, grazie gioco. Meno male. Ci vediamo in città. Mi hanno detto molti di voi di creare più lingotti per non perdere oro. Questa cosa, devo essere sincero, non la ho capita, però voglio provarci. Perché mi hanno detto che creando più lingotti si perde meno oro. Ora vi faccio vedere. Questa cosa della perdita la so, siamo loading ogni angolo, che cavolo. Allora, prendo la mano. Posso scendere? Grazie. Guardate. Guardate un po'. Ora, se io andassi a creare il lingotto, guardate, perdita d'oro 1,27. Cioè, perdiamo un'once. Giusto? Quindi, se io facessi così, guardate. Eh no, però vorrà perdere comunque. Cioè, se io facessi così, no? Perdo 0,63 fondi. Se poi... E lo mettiamo sul camion. Tanto anche se li perdiamo fa niente. 0,65, giusto? 0,65. Ne vado a fare un altro. Ne perdo. Altri 0,64. Infatti, se fai il calcolo, più o meno arrivi a 1,27, 1,29, quel che l'è. Quindi no. Non è vero che facendo più lingotti si perde meno oro. Avete visto? Una cagata. Vi ho risposto anche a questo. È una dei... Mi davano fastidio i commenti. No, fastidio no, scherzo. Però erano tantissimi commenti che mi dicevano: Luke, fai più lingotti, fai più lingotti. Allora, o l'hanno aggiornato ed era un bug prima, quindi avevate ragione voi, o appunto vi è sfuggito a voi. Non lo so, ragazzi, perché avete visto che perdo comunque la stessa quantità di oro. Allora, andiamo qua, andiamo a vendere. Dovrei avere due lingotti. Eccoli qua, uno. Vendi, due. Vendi 26.000. Ah, costa ancora meno. Quindi è sceso l'oro. Che è sto rumore? Porca paletta, è sceso l'oro. Andiamo ad acquistare un secchio. Ne acquistiamo due, dai, due secchi. Fantastico, andiamo a pagare. E ragazzi, siamo a cavallo con le marmotte. Grazie per i due secchi, grazie per la visione del video. E ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, vi aspetto in live. E se venite in live su Twitch mentre gioco, che ne so, a PUBG, scrivetemi nei commenti hashtag arrivo dal live di Gold Rush, così so che avete guardato tutto il video. E nei commenti qua nel video scrivete hashtag tutto. È una cosa mia. Ciao! Salva partita!